Una cosa è certa, siete due ragazze veramente stupende. Per me è un grande piacere avervi qui. E dirò di più, sento quasi che è un mio dovere, un piacevole dovere organizzare una bella festa perché abbiate una buona accoglienza a Buenos Aires. Signora, lei non si deve disturbare. Ma no, che disturbo! Io sono una fanatica delle feste e mi piace fare tardi, divertirmi. E voi vi dovete sentire come a casa vostra. Non si preoccupi, signora. No, ma basta con questa signora. Che signora? Chiamatemi Allegria. E vi assicuro che sarò veramente contenta di fare tutto quello che posso per voi. Che simpatica. Mia zia me l'aveva detto. Ragazze, un brindisi. Vi auguro di lasciare questo paese soltanto sposate o molto innamorate. Grazie. Grazie. Alfonso, vedrai che un giorno o l'altro apparirà un altro uomo. Giovane. Linda si innamorerà di lui e ti lascerà. Sì, sì, andrà proprio così. Questa è la vita, tu me l'hai detto. Ti sbagli, Michelle. Non sono certo il tipo da essere piantato in asso da una donna. Ma chi ti credi di essere, Alfonso? Dai, adesso stai scherzando. Ma che cosa credi, di essere una specie di superuomo, il miglior amante, il più attraente del mondo? Amore, perché non ti guardi un po' allo specchio? Ormai sei pieno di rughe, di grinze. Sei vecchio, Alfonso. Perché non lo vuoi ammettere? Russi per tutta la notte, ti stanchi facendo l'amore, hai un sacco di manie, di acciacchi, ti addormenti a teatro o al cinema. Tutto questo lo può soltanto sopportare una donna che ti ama e non certo una ragazza pazza e vanitosa che ha pensato bene di mettersi con un vecchio per il suo denaro, caro Alfonso. Va bene, ti prego, Michelle, non ricominciare con questa storia. Non ho alcuna intenzione di ascoltare ancora i tuoi insulti. Con questi incartamenti ti davo la possibilità di ricrederti e di non insistere nei tuoi giudizi stupidi che non fanno altro che generare discussioni sgradevoli. Ho intenzione di offrirti in cambio di Casabella ben 3 proprietà a Recoleta. Io non farò alcun tipo di scambio con te. Non ti voglio lasciar vivere il tuo idillio con quella donna in questa casa che ha visto trascorrere i migliori anni della nostra vita. Perché io, Alfonso, non ho la tua stessa capacità di dimenticare. Michelle. Calmati, Michelle, per favore. Smetti, cerca di ragionare un po'. Questa è la mia decisione, Alfonso. Rifiuto la tua proposta, che è soltanto l'ultima prova di quanto sei caduto in basso. È tutto per compiacere la tua ragazzina viziata. Perché ti comporti così, Michelle? Perché mai? Dimmelo. Avanti. E cosa speri di ottenere? Che io ritorni con te, forse? No. È ridicolo! No, no. Il fatto è che io non dimenticherò mai come mi hai cacciata da questa casa. È stato così triste, così umiliante, così doloroso. Adesso calmati. Per favore, calmati. Devi cercare di rifarti una vita. Quale vita? Se tu me l'hai distrutta. Martin, si può sapere chi stai guardando? Ah, la ragazza dell'altra notte. Quella che si trovava al Golden Club e che mi ha riportato il portafoglio, vero? Non mi ero neanche accorto che ci fosse. Senti un po', Martin, pensi forse che io sia un'ingenua o che sia una stupida? No, non penso niente del genere. La conosci, non è vero? A quale delle 3 ti stai riferendo? Per favore, non prendermi in giro, perché tu sai perfettamente a chi mi sto riferendo. Lisette, non incominciamo. È meglio ordinare qualche cosa. Ah, bravo, ottima idea. Perché non facciamo un nuovo brindisi, eh? Sì? No, grazie, basta così.
Ma insomma, ragazze, perché fate quella faccia? Siete giovani, carine. Badate, bambine, che la gioventù non deve essere sprecata. Forza, facciamo un brindisi. E che la vita vi sorrida. E ora, se mi scusate, vado a salutare l'uomo più affascinante dell'universo. Mio nipote Martin. Beh, insomma, non è proprio mio nipote, però per me è come se lo fosse. Scusate. Martin, ma dimmi come fai? Si può sapere come fai a mantenerti così giovane e carino? Devi darmi la ricetta. Oh. Lo chiama suo nipote. Allora vuol dire che o sono buoni amici o sono imparentati. Ah, ma che combinazione, Caroline. Siete capitati tutte e due nello stesso locale. Ti rendi conto? È sempre insieme a quella. E soltanto ieri sera mi ha detto tutte quelle cose. Che mi amava, che mi desiderava. Per un momento mi sono anche illusa. E invece guardalo lì, guardalo come ride felice e contento. Certo che ha una bella faccia tosta. Stammi a sentire, Carolina, tu devi fare assolutamente qualcosa per liberarti da questa ossessione. Quel Martin Arana si meriterebbe che qualcuno gli desse una tale lezione da ridurlo peggio di uno straccio. Questo è ciò che si meriterebbe. È pazzesco, è davvero pazzesco, non ha dignità. Ah, che delusione. Io ti giuro, Sarita, ti giuro che riuscirò a trovare il momento più giusto. Io troverò la forza per riuscire a vendicarmi. Tu e io entreremo in questo club, te lo assicuro, e sarà il primo passo. Io voglio fare in modo che quell'uomo diventi pazzo, pazzo! Ti sembra il modo di entrare questo? Non le conosci le buone maniere? Ti chiedo scusa, ma... ma non ti è sembrato altrettanto insolente il modo in cui Christian... Non voglio parlare di Christian. E adesso fammi il favore di andartene, Angel. Luciana, sai che Emiliano ha chiesto di te a colazione. Pensi forse di poter prendere in giro un uomo con la sua esperienza? Non ho intenzione di parlare di queste cose con te. Meriteresti che io lo dicessi a Emiliano. Siamo arrivati anche alle minacce adesso, eh? E perché non lo fai allora, invece di venire a seccare me? Vuoi dirmi che cosa intendi fare della tua vita, Luciana? Ma si può sapere con chi ce l'hai? Che cosa vuoi ancora? Non ti basta tutto quello che hai già? Non ti bastano forse l'affetto, le attenzioni, la sicurezza e il lusso che c'è in questa casa? Perché pensi di meritare tutto questo solo perché ti hanno lasciato in un orfanotrofio? Ringrazia Dio che sei ancora viva. Questo è l'importante, no? Non ho chiesto io di venire qui. Sei una stupida bambina che non si rende conto di ciò che fa. Rinuncia ad essere felice per stare dietro ad un poco di buono come quel Christian. Guarda che ti sbagli, Luciana. Nessuno è colpevole del fatto che chi ti ha messo al mondo ti abbia lasciato in un orfanotrofio. Ognuno di noi è nato con un destino e il tuo è stato questo, ecco. Però io non lo accetto. Io odio tutti quelli che mi ricordano di essere stata adottata, Angel. Io li odio! Sensazionale, sensazionale! Oh, perdonami, mia cara, io non ti avevo visto, ma che ci vuoi fare? Tu sai bene che sono un pochino distratta e quindi mi scusi, vero? Ti prego, tesoro, sì. Vieni un attimo con me. Ci sono due mie amiche appena arrivate da Miami. Sono un amore e vorrei presentartele, non ti dispiace, vero? Te lo rubo solo un minutino. Sì, vieni però... con me, Martin, solamente per un minuto, non ti dispiace, vero? Torniamo subito. Vieni, Martin, vedrai, sono un amore. Perché non la pianti con questa paternale? Hm? Guarda che non sei né mio padre, né mio fratello, né mio marito, è chiaro? Ma per favore, un po' di pudore, ti prego, Luciana. Ah, idiota! Sei solo inibito. È questo quello che pensi di... Sì, è proprio questo. Tu finirai male, lo sai. Ed è un vero peccato. Avanti, Martin, siediti. Beviti una coppa di champagne con noi. Salve, ragazzi. Io vado a vedere se riesco a convincere la tua cara Lisetta a onorarci tutti della sua presenza. No. Senti, Lisette, perché non ti unisci a noi? Vieni, saremo una bella compagnia. Io non sono venuta qui in compagnia. Sono venuta da sola, con Martin. Hai fatto molto male a trascinarlo al tuo tavolo, Allegria. Oh, va bene, ho capito, ma non si può mica essere tanto possessivi, mia cara Lisette. Senti, vuoi lasciarmi da sola, per favore? Oh, giuro che volevo solo essere cordiale. Ho fatto il possibile. Oh, accidenti, come siete seri. Vi siete almeno presentati? Questo è Martin.
Lei è Sarita, nipote di una mia cara amica cubana che vive a Miami. E quella è Carolina, una sua amica. Dimmi, Martin, non sono due splendori? Impareggiabili bellezze tropicali. Affascinanti. Seduttrici. Indimenticabili. La tua cocciutaggine è veramente insopportabile. Cosa? Mario, non era assolutamente il caso di accompagnarmi fin qui. Ma perché, Lily? Te l'ho già detto, ho un impegno che non posso rimandare, accidenti. E questa cosa tanto urgente quale sarebbe? Avanti, avanti, dimmelo. Non sono tenuta a darti delle spiegazioni, sono faccende personali, capito? Ma come sarebbe a dire non sei tenuta a darmi spiegazioni? Scusa, sei la mia donna, no? E lasciami, lasciami. Dai, ma sei impazzito per caso? La cosa migliore che puoi fare è andartene, d'accordo? Perché? Senti che bella idea. Accetto il tuo invito a cena. No. No. Sì, sì. Qual è il problema? Avanti. Il vecchio Arana? Non penso proprio che possa avere dei sospetti sul suo amatissimo cugino e tantomeno sulla sua dolce e amatissima sposina. Ma non mi hai detto che non veniva a cena? Bene. Ti farò compagnia io e ceneremo insieme. Dai, amore. Di sì, No, dai, no. Sì. Allora, com'è andata la partita? Scusami, ma non potevo rifiutare. Allegria Soria non perde mai un'opportunità per dimostrarmi la sua antipatia. Chiaro, la spiegazione è semplice. Visto che sono la sorella di Linda e lei è tanto amica di Michelle. Certo che neppure io la sopporto. Questa donna che, pur avendo tutti quei soldi, si veste tanto male e si comporta ancora peggio. È così volgare. Non dire questo. A me è simpatica. Anzi, io penso che lei sia la più sincera tra tutti noi. È davvero speciale. È solo una maleducata insopportabile. Lo sapevi che l'altro giorno ha incontrato Linda in un salone di bellezza e l'ha aggredita? L'ha aggredita. Non ci credo. Linda non mente. Ne sei sicura? Tu e la tua famiglia non avete accettato il fatto che mia sorella si sia sposata con tuo padre. Lisette, non incominciamo, fammi il favore. Oh, Martin, dammi retta. Non ritornare più a quel tavolino. Chissà quale strano piano sta ordendo quella donna. Per favore, Martin, cerca di capire. Io non voglio più trovarmi in una situazione così spiacevole. Dopotutto sono la tua fidanzata ufficiale. Scusami solo un momento. Che ti ha detto la padroncina? Lei se la prende perché vede in ogni donna che io in qualche modo frequento una rivale, una nemica. Oh, Martin, perché non ci pensi un po' di più alla tua relazione con Lisette? Io non so, però non ti vedo sposato con lei. C'è qualcosa che non funziona, qualcosa. E poi avere a che fare con il Mistral è davvero pericoloso. Sta attento, Martin. Pensaci bene, perché ti assicuro che ho la sensazione che quella donna potrebbe rovinarti la vita. Sergio! Che ci fai qui? Volevo vederti, parlarti. Non rispondi alle mie chiamate, no? Non passi più da casa mia. Sono stato molto occupato tutto qui. No, non è la verità. Sei ancora arrabbiato con me. Nacha, non è questo né il luogo né il momento per discutere, ok? Fa due passi con me, andiamo a casa mia. Ma io sono molto occupato, ho un sacco di cose da fare. Il tempo di mangiare da mia madre e basta. Allora pranza con me, per favore. Va bene, andiamo. Oh, dai, Martin, devi assolutamente venire. Vedrai che sarà una festa meravigliosa. Sono sicura che ti piacerà, guarda. Pensa che affitteremo il Golden Club. Vedi, Martin, devo un sacco di favori alla zia di Sarita e voglio che sia una gran festa. Tu devi venire, sì, ci verrai. E quando sarebbe? Io domani devo volare. Certo, e quando ritornerai? Fra una settimana. Bene, organizzerò per la prossima settimana. Però voglio che tu venga, d'accordo? Vedremo, vedremo. Ora me ne vado perché arriva la Dinamica. Ehi, aspetta, perché la chiami la Dinamica? Non si chiama così la sua rivista? Allora chiamami quando ritorni. Certo. Certo che questo è un pranzo molto movimentato. E allora, ragazze, come ve la state passando? Una meraviglia, non è vero, Carolina?
Carolina, ma perché stai facendo quella faccia? Forza, con tutta la tua bellezza e tutta la tua gioventù. Potresti essere padrona del mondo e anche avere ogni uomo che tu desideri. Ti è passata? Sì, però non ho ancora capito perché continui a guardare quella ragazza bionda dell'altro tavolo. Per favore, Lisette, piantala con questa storia. E tu non prendermi per una stupida. Martin è l'uomo per il quale sospirano tutte le donne di Buenos Aires. Ovunque lui vada colpisce. Però ho saputo che si sposa. Ce lo ha detto Marinese, quella del Golden Club. Non lo credo. È lei che lo sta tenendo con le unghie sperando che Martin si decida a sposarla. Però non credo che lui lo farà, non lo credo. Se sta con quella donna vuol dire che la ama. C'è sotto una storia di famiglia non molto chiara, dovete sapere. Il fatto è che il padre di Martin si è sposato con la sorella di Lisette. E allora Martin si sente un poco obbligato, un po' costretto. E questa è la ragione. Sicuramente si sposeranno. Ti piace Martin? Grazie, Ramiro. Qualche minuto fa ha telefonato la signora avvertendo che non tornerà a pranzo e si fermerà al club. Va bene. E Luciana? Non è ancora tornata da scuola. Desidera aspettarlo o vuole che le serva il pranzo? No, la aspetterò. Grazie, Ramiro. Bene. Ciao, papà. Ciao. Luciana? Dimmi. Io so che tu sei ancora arrabbiata con me per lo schiaffo dell'altro giorno. Bene, ti chiedo scusa. Non avrei dovuto farlo. Sai bene che le scuse non cancellano le cattive azioni, papà. Anch'io potrei dire la stessa cosa. Tu mi hai mancato di rispetto. Luciana, io non capisco per quale motivo tu ti comporti così. Io ti voglio bene, lo sai. Perché pensi il contrario? È vero, tu mi vuoi bene. Però non come... come si può voler bene ad una figlia legittima? Che cosa c'è di male? Non è soltanto un bel uomo, ma è anche una persona piacevole e accattivante. Ah, ma io le assicuro che... è la verità. Non devi assicurarmi niente, Carolina, e non essere così imbarazzata. Non è il caso di arrossire in questo modo. Vedi, il fatto è che se una ha vissuto un poco, distingue tutte le occhiate. Sono inconfondibili. E la tua... è un'occhiata da innamorata. Beh, Martin sarà anche un bel uomo. Molto attraente, molto affascinante, come dice lei. Ma uomini del genere non mi piacciono. Non ci credo. Comunque anche gli uomini come Martin hanno i loro punti deboli, sapete? Quando a loro una donna interessa veramente, sono capaci di fare cose inimmaginabili per lei. E io vi assicuro che Martin, dietro quella faccia da seduttore, nasconde un uomo eccezionale. Scusa, Lisette, vado a fare una telefonata. Sì, fai pure. Mi dà la linea? Come va il Golden Club? Ah, ogni giorno meglio, zio. Benissimo, sì. E io vorrei che mi togliessi una curiosità, Mario. Come mai un ragazzo come te, attraente, a posto, con una buona posizione, può restare scapolo? Il matrimonio non è un affare remunerativo, come il Golden Club. E qui ti sbagli, perché la condizione ideale dell'uomo è il matrimonio, te lo dice uno che ci ha passato più volte, caro Mario. Va bene. Sposarsi ha i suoi vantaggi, ciò che vuoi è qua e lo prendi. Non è necessario perdere tempo per gli appuntamenti, fare regali, niente. Si sta tranquilli, capisci?
E se poi hai la fortuna di conquistare una donna tanto bella quanto quella che ho conquistato io, ti assicuro, hai ottenuto tutto, tutto, tutto. Dammi retta, segui l'esempio di questa coppia che si adora. Ti prego, amore. Ah, tesorino, ti prego. Certo che ti è sempre piaciuto metterti in mostra, Ma sì, farti vedere con tutte le donne più carine. Ah, no? Sempre. Questo no, Mario, questo no, scusami. A loro sarà piaciuto farsi vedere con me. Quanto al mettersi in mostra, uno conosce le sue possibilità, le sue chance e le sfrutta. Sai una cosa? Io non sono mai stato abbandonato da nessuna donna, da nessuna. Prendi l'esempio di Michelle. Scusami, la nomino solo perché... Insomma, lei è pazza di me. Piange, soffre, perché? È tutta questione di metodo. Vedi, una donna bisogna comprenderla, scoprirla, conoscerla, saperla... ma questo, caro nipote, perdonami, si raggiunge solamente con l'esperienza. Certo. È così, e quando qualcuno, magari in un modo un pochino malizioso, mi domanda come diavolo faccio ad avere al mio fianco una donna tanto giovane e bella come Linda, io non dico niente, niente, non rispondo. Dico semplicemente, domandalo a lei. Ancora un bacino, su. Beh, io vado. Arrivederci. Come, te ne vai? No, fermati a pranzo con No, zio, Mario. Ti ringrazio, ma... fare. Ci vediamo. Ti accompagno. Ah, sì, brava Linda, accompagnalo. Sì. Non lo sopporto più. La prossima volta. Zitto. Non so se riuscirò a trattenermi. Sì, va bene. Non voglio che tu ti permetta mai più, Linda, di abbracciarti davanti a me con quel vecchio stupido, ci d'accordo? Ci vediamo, eh? Sì, d'accordo. Certo, questa notte. E non mancare. Molte grazie per la partita, Mario. Arrivederci. Se n'è andato? Vieni qui da papino, vieni da papino, amore mio. Voglio farti un sacco di carezze, tesoro, vita mia. Io non mi sento mai sazio del nostro amore, vorrei sempre baciarti. Buon partito quel Mario, Buon partito. Certo che è strano che non l'abbia mai visto con nessuna. Voglio dire che non è normale, no? Che non si sia mai fatto vedere con una donna. Che cosa sta insinuando, papi? Niente. Niente, anche lui è una rana e quindi non ci sono dubbi. Però certo che è ben strano quel ragazzo, Non sarà innamorato di una donna sposata. Gradisci un aperitivo mentre preparo qualche cosa da mangiare? Ti ho detto che non ho molto tempo. Ma che cos'hai, Sergio? Vuoi farmela pagare? Va bene, avrò esagerato l'altro giorno, però sono un essere umano, Sergio. Il fatto è che hai ingrandito una cosa che io proprio non... Ti ho aspettato inutilmente per la cena. Chissà, forse per un uomo questo non significa niente, però per una donna come me questo significa molto. No, cioè io volevo darti una spiegazione, ma non me ne hai dato il tempo. Eri come impazzita, sembravi isterica. Sì, ero davvero isterica. Perché ho paura di perderti. Soprattutto adesso che la tua famiglia si oppone apertamente al nostro matrimonio. Tu credi che la mia famiglia decida per me, ma non è così. Sono giovane, ok? Però le mie decisioni le prendo da solo. Che ti è successo, Nacha, che sei diventata tanto insicura? Così insicura da reagire in quel modo se non riesco a venire a cena. Perché non sei venuto? Allora, vuoi dirmelo, Sergio? Non ho voglia di darti spiegazioni. Perché mi tratti così, Sergio? Io ti ho già chiesto scusa. Non succederà più. E va bene. Vediamo se riusciamo a dimenticare. Senza rancore? Senza rancore.
Io ho troppo bisogno di te, tesoro. Non avrei voluto bisticciare con te. Non so che farei se tu mi lasciassi. O se scoprissi che hai un'altra donna. Credo che la ucciderei. Prego. Ma che carina che questa scaletta. Sì, solo un po' pericolosa. Ah, io adoro le cose pericolose. Davvero? Pure no, signora. Grazie. Si accomodi. Grazioso, sì, grazioso. Mi piace. Però, se volete cambiare, avvisatemi. Ah, a me piace tantissimo. Ho una vista meravigliosa. Si vede tutto a Buenos Aires. È vero. Bello, bello. Un caffè, Sarita, me lo prepareresti un caffè? Sì, certo. Come no, tu ne sì, vuoi? Sì, lo prendo volentieri anch'io. Ah, bene, sapete, ragazze, che cosa stavo pensando? A quella faccenda del vostro lavoro al Golden Club. E perché? Non so. Non mi piace mica tanto questa idea. Io credo che per delle ragazze come voi, giovani, belle, voi meritiate di più, ragazze. Tu che cosa ne pensi, Sarita? Io? Beh, a me piace. Il posto è molto carino e Marinesse è deliziosa. E poi pagano abbastanza bene, per non parlare delle mance e di tutto il resto. Però ciò che mi piace di più è che fanno della buona musica e a me la musica piace molto. Beh, a questo punto, se vuoi, domani ti porto al conservatorio. Scherzo, se hai deciso così per me va benissimo. E tu? Beh, a dire la verità non è che mi entusiasmi, preferirei qualcosa di diverso. Ma in questo momento ho bisogno di lavorare e allora ho bisogno di soldi. Ah, certo, soldi. Beh, che cosa ti piacerebbe? Che cosa potresti fare? Ah, forse l'hostess. Ma lei sta scherzando? No. Ah, ma non lo so, prima dovrei seguire un corso, non so. Allora l'idea ti piacerebbe o no? Certo, è fantastica, però... Ah, allora è fatta, tu che lingue parli? Beh, io parlo perfettamente l'inglese, il francese e anche un pochino di tedesco, non è vero, Sarita? Sì. Ah, ma allora a questo punto è fatta. Dai, provaci, non so. No? Non so se realmente io sarei in grado di farlo. La sottoscritta ha un po' di azioni della sudamericana e quindi comprenderai che una mia raccomandazione può anche avere successo. Senti, domani stesso mi occuperò della faccenda. E soprattutto conoscerai il caro Martin un po' più da vicino. Che ne dici? Non immagina quanto le sia grata. Questo lavoro mi piacerebbe molto, lo sa? Dimmi la verità. Conoscevi già Martin? Sì, l'ho conosciuto a Miami. E sei innamorata? Sì. E chi non farebbe innamorare quello? Ma si è forse comportato male. Forza, Carolina, dimmelo, con me puoi confidarti. Preferirei non parlare di questo. Ah, Carolina, mia piccola Carolina. Guarda che io posso aiutarti. La ringrazio, Allegria, però a me piacerebbe arrangiarmi da sola. A me basta guardarti negli occhi per comprendere che sei innamorata. Ma è già finita, è finita. È stata una cosa senza importanza. È durata solo un attimo. È la verità. Non parliamone più, adesso la prego. Lo sai di che cosa ha bisogno Martin? Di una donna che gli resista, che lo disprezzi. Una donna che una volta per tutte gli insegni a non giocare più con i sentimenti. Sì, questo è vero. Lei ha ragione, Allegria. Martina Rana ha bisogno di una lezione. E io gliela voglio dare. Diventa sempre più difficile, sai? Mario si comporta in modo imprudente, non so perché. Senti, io non intendo più parlare di questa faccenda. Ormai la mia posizione te l'ho ben chiarita. Se tu continuerai così, senza preoccuparti di nulla, metterai in grave pericolo tutta quanta la famiglia. Insomma, Linda, io non lo so. Io credo che tu dovresti prendere una decisione. Secondo me sarebbe meglio troncare questa storia. Ma insomma, Lisette, perché non cerchi di capire, per favore? Quando tu avevi la mia età, hai fatto esattamente lo stesso. Ti sei innamorata e hai mandato al diavolo tutto. Hai lasciato tutto per quell'uomo. Ascolta, non venirmi a dire che tu sei innamorata. È questa la differenza. Tu vorresti provocare una tragedia per un uomo che ti piace solo sessualmente. Questo è il problema. Tu devi imparare a distinguere tra una cosa e l'altra, hai capito? Senti, per me l'amore è questo, è solo appagamento sessuale. Beh, allora vuol dire che ti stai sbagliando di grosso, mia cara sorellina. Guarda che l'amore è molto, molto più importante. Beh, va bene. Io non sono una donna romantica come te. Sono molto diversa, sono una donna pratica. I tempi sono cambiati, Lisette.
Tu dovresti saperlo, visto che frequenti il gran mondo. Guarda che l'amore... L'amore, Linda, non è affatto cambiato. L'amore è puro. È bellissimo. È l'imprevisto. Siamo noi, cara Linda, che lo roviniamo. Solo oggi, mentre pranzavo con Martin in un ristorante, ho visto un uomo che... Hai visto un uomo che... Dai, continua. Mi spaventa il solo pensarci. Mi angoscia, mi fa paura. Ma che cosa ti fa paura, Lisette? Mi sto senz'altro sbagliando. Sicuramente sono stata influenzata da quello di cui stavamo parlando. Insomma, ti vuoi spiegare una buona volta o no? Devi sapere che quell'uomo ha incominciato a fissarmi con uno sguardo così profondo, come se volesse mettere a nudo la mia anima. Oh, è stata una sensazione molto strana. Non posso crederlo, Lisette. Tu che ti sei messa a guardare un altro uomo. È lui che mi ha costretto a guardarlo. No. No, non può essere. Che cosa non può essere? Quello era lo stesso sguardo di Bruno Casals. Questi fiori li hanno portati per lei. Ah, molte grazie, signora. Oh, non c'è di che, se lo ricordi. Per qualsiasi cosa lei abbia bisogno, io sono sempre ai suoi ordini. Lei è davvero molto gentile. Un bacio. Arrivederci. Arrivederci. Signorina. Chi te li ha mandati? Oh, non lo so. Vediamo subito. Affinché tu non possa dimenticare quella notte a Miami. Svergognato. Che cosa c'è? È lo stile del seduttore nato. Se fosse per me, sai che cosa gli farei? Oh. Io non so che cosa farò, Sarita. Ma ti assicuro che quell'uomo si innamorerà di me e dovrà scontare il dolore e la rabbia e tutta la disperazione che sto vivendo in questo momento. Questo te lo giuro. Che gambe, amico mio. Niente, Paolo, non mi riferisco a te. Io sono già arrivato e sono qui che ti sto aspettando. Già, proprio te. Guarda che le linee aeree sudamericane sono famose per la puntualità, quindi fai in fretta. Ma sì, ti aspetto. Sì, rimango qui. Ciao. Ah, che gente. Ah, comandante. Dimmi, cara. Mi hanno assicurato che lei è la persona più indicata per darmi qualche consiglio circa il mio primo viaggio in Australia. Non ho alcuna esperienza in proposito. Oh, non hai esperienza? Sei davvero fortunata. L'uomo più indicato sono io. Ah, sì? Ho girato tutto il mondo, figuriamoci se non conosco l'Australia. Ah, devi sapere che in Australia ci sono un sacco di canguri. Ma che cos'è un canguro? Il canguro è quell'animale con la borsa della spesa, quello che salta su e giù. Questo è facile, ma in aria che cosa bisogna fare una volta in aria? Beh, per questo ci sono io. Andiamo, addio, se mi cerca qualcuno io sono in aria. Allora, carina, quando il comandante ordina di andare in alto o in basso, bisogna andare in alto o in basso. Fammi un po' vedere. Sì, in alto o in basso. Affinché tu non possa dimenticare quella notte a Miami. È qui che ti sbagli. Perché sarai tu che non potrai dimenticare quella notte a Miami. Sì? Salve. Salve. È in casa, Cesar? No, è sceso un momento. Vuole aspettarlo? No, grazie. Senta, aspetti, ma... Io non ci sono. Ma no, se adesso passassero due ragazze, se lo direbbero meno. Salve, Martin. Come sta? Ciao. Ciao. Ciao, ragazze. Salve. Ciao, Martin. Fräulein, ragazze, e io? Che ti dicevo? Ma sai che mi sono stufato? Grazie. Questa è davvero un'ingiustizia. Questa, Martin, è davvero un'ingiustizia. Perché? Perché quelle ragazze salutano te e me no. Ma mi amano. Domani devo portare questo vestito del signor Martin in tintoria. Ha qualcos'altro da darmi? No, grazie, Rosa. Tenga.
Ah, e così Martin si è dimenticato il portafoglio. Lo ha lasciato nella tasca dei pantaloni. Ah, va bene. Grazie, Rosa. Ah. No, non può essere. Non può essere Bruno.